Di appartenenza alla famiglia delle viole, risale al XVI secolo. Era utilizzato principalmente nella musica di danza. Patria del violino, l'Italia, dove assunse ruoli notevoli nelle corti e nelle chiese. Culla della liuteria, Venezia. Le prime opere solistiche espressamente dedicate al violino vedono la luce nei primi anni del Seicento, prodotte da una nutrita schiera di compositori, tra cui Dario Castello, Salomone Rossi, Giovan Battista Fontana. Le forme più usate, la canzone e la sonata. L'età d'oro del violino, il periodo finale del Barocco, quando il violino viene definito la voce della musica classica. Il periodo del Romanticismo elabora e sviluppa le forme che si erano affacciate nella seconda metà del secolo precedente, ossia il concerto, più in generale nell'organico composto da violino solista con orchestra. Nel corso del XX secolo avanzato, i compositori di musica classica, pur continuando la tradizione ottocentesca, esplorano con grande libertà la forma piccola e l'organico contenuto nella musica con violino. Giovanni Papini, nel celebre Sacco dell'Orco, afferma: il violinista arriva realmente alla suprema grandezza quando non è più lui che suona il violino, ma quando l'arco strappa dall'anima sua e non dalle corde le note più imploranti e desolanti. Ed è proprio nel convento dei Padri Cappuccini a San Giovanni in Fiore che ascolteremo le note magiche dell'incantevole violino, straordinariamente suonato da Rossella. Il primo brano, il canone di Pachelbel, eseguito con l'arco barocco, un arco molto corto e leggero, con punta bassa, adatto ad eseguire arcate brevi e incisive. Il canone di Pachelbel rappresenta uno degli esempi più importanti di crossover in ambito musicale. È una composizione contrappuntistica che unisce ad una melodia uno o più intonazioni che si sovrappongono progressivamente.
secondo brano La Ciarda di Alberto Curci. Una danza popolare ed un genere musicale ungherese legati tra di loro con un'introduzione lenta ma espressiva ed un finale dal ritmo incalzante e frenetico.